Ciao a tutti gli amici di MTVVCO. Siamo qui pronti a fare l'unboxing di una scatola che abbiamo ricevuto da Fox Racing. Si tratta del casco Fox Speedframe MIPS, in sostanza è la versione più economica, se vogliamo dire, del fratello maggiore Speedframe Pro, da noi già testato in passato. Come il fratello maggiore Speedframe Pro, anche lo Speedframe MIPS presenta un disegno molto avvolgente e protettivo, sia sulle tempie che in corrispondenza della nuca, come potete vedere, quindi si presta per un ambito di utilizzo dal trail ride al enduro. Lo Speedframe MIPS presenta una costruzione in EPS con l'aggiunta della tecnologia MIPS, come potete vedere, con questa caratteristica pellicola gialla interna. All'interno troviamo anche le imbottiture che sono con trattamento antimicrobico, realizzate in materiale traspirante e ovviamente rimovibili per un lavaggio. La visiera è realizzata in materiale flessibile, come potete vedere, quindi per non resistere agli urti in caso di impatto. È regolabile in tre posizioni, quindi abbiamo questa prima posizione, poi abbiamo una seconda posizione intermedia, e una terza posizione più elevata, e quindi consente l'alloggiamento di una maschera quando non viene utilizzata. La ventilazione, lo Speedframe MIPS sfrutta ben 19 aperture abbastanza ampie, coadiuvate da canalizzazioni interne e tre ampie aperture frontali che troviamo sotto la visiera. Quanto riguarda le regolazioni, troviamo la possibilità di regolare le fascette con questo particolare sistema che ormai viene adottato sempre da più modelli di caschi. In aggiunta abbiamo la possibilità di regolare l'appoggio in altezza agendo su questo supporto interno e ovviamente la circonferenza tramite il classico pomello posteriore. La chiusura invece è affidata a una classica clip, a differenza della versione Speedframe Pro che invece adotta una chiusura magnetica. Per quanto riguarda il peso, da noi rilevato in taglia M, vediamo subito. Leggiamo un peso di 365 grammi. Lo Speedframe MIPS è offerto in diverse colorazioni da Fox e in tre taglie, S, M ed L, è in vendita a 109 euro. Mentre state vedendo questo video, noi abbiamo già iniziato a testarlo, vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati su mtvvco.com per conoscere prossimamente le nostre impressioni su questo casco. Un saluto a tutti!